ora siamo tornate, torneranno i video insieme in Alto Adige. Sono tornata, quindi benvenuti a Malgafane. Benvenuti nella bellissima Val Pusteria, nella valle di Rio Pusteria, a pochi chilometri da Valles, l'ultimo paese della valle, e qua c'è la bellissima Malgafane. Ora in estate c'è anche il video in inverno. Esatto, che vi lasciamo qua nelle schede. Ora, prossima direzione è rifugio? Rifugio Bressanone. Dislivello? Circa 600-700 metri. Tempo di percorrenza? Un'ora e mezza. Anche se il cartello diceva 1 ora e 50, quindi vedremo quanto ci metteremo. Malgafane, siamo circa a 1700 metri di altitudine e arriveremo a Rifugio Bressanone, che è circa a 2002 di altitudine. Malgafane è un piccolo complesso, anzi grande complesso, di circa 850 ettari e comprende 40 piccole baite e anche una cappella. Ed è, diciamo, un piccolo villaggio incastonato nella natura, considerato anche il più bel villaggio dell'Alto Adige. Malgafane è un'oasi di pace immersa nella natura, perfetta per staccare la spina dalla routine quotidiana. È la combinazione di storia, cultura e natura che rende la visita un'esperienza indimenticabile. Sia che tu sia un appassionato di trekking, un amante della natura o semplicemente cerchi un luogo tranquillo dove rilassarti, qui hai trovato il posto giusto. Oggi ovviamente devono rifare la strada, giusto? Sì, perché non c'è nessuno, oggi è lunedì, è il lunedì 2 di settembre e visto che non c'è nessuno, ci siamo solo noi, hanno deciso di rifare proprio oggi la strada. Malgafane, che dal nome sembra un bellissimo villaggio fiabesco, in realtà di fiabesco ha ben poco, perché le sue origini risalgono direttamente al Medioevo, quando era una specie di... era proprio un lazzaretto per i malati di peste e di colera. Negli anni diciamo che probabilmente il tutto è cambiato, adesso è il villaggio alpino più bello dell'Alto Adige e una cosa interessante è che arrivando a Malgafane si può fare il sentiero del latte che parte appunto da Valles e questo sentiero del latte illustra, l'abbiamo fatto in inverno, illustra un po' il procedimento latte, tipi di mucche eccetera e la cosa bella è che proprio a Malgafane in estate ci sono più di 300 mucche. Oltre alle mucche è anche un bellissimo luogo che ha ospitato diversi set cinematografici di moltissimi film famosi. Malgafane non perde mai il suo fascino, che sia estate o che sia inverno. In estate infatti ci sono bellissimi trekking da fare, come ad esempio il rifugio Bressanone che facciamo oggi, o comunque anche cime e laghi più in alto, che in inverno sono meno fattibili. In inverno invece è patria dello slittino, infatti questo inverno c'erano tantissime persone con lo slittino, e sempre escursioni direttamente fino alla Malgafane. Qua si passa anche in una bellissima gola che si può vedere anche dall'alto qua. Da una parte abbiamo la montagna, dall'altra queste rocce che sono veramente piene di acqua. Guarda qua, si vede proprio tutta l'acqua nel corso degli anni. Come ha modificato la roccia. Sì. Molto particolare. Ora, in questo bellissimo bivio, dobbiamo scegliere se andare al rifugio Bressanone oppure alla Malga, la Bese Ben Alm. Esatto, infatti per la Malga è circa mezz'ora col sentiero numero 18, invece con il sentiero numero 17 alle nostre spalle il rifugio Bressanone in circa un'oretta. Si può raggiungere anche in 3 ore e 20 qualcosa che non so pronunciare. Wurmaul. Vi lasciamo i sottotitoli. Con questo bellissimo
bellissimo panorama, dove andare bentornato a Sara, perché dopo circa un mese di video solo con me abbiamo anche la sua faccia di nuovo. Ora sono tornata anch'io tra voi, così almeno non dovete vedere sempre questa faccia. E sì, sono tornata nella accaldata Alto Adige. Ecco Sara durante la sua prima salita dopo un mese. Tutto bene? Tutto bene. Eravamo convinti che questo qua fosse il rifugio, almeno io l'ho visto da lontano. Invece no, mi sa che è una stalla. C'era una bandiera, quindi non è quello che vedevamo. No, non è quello, mi sa. E infatti quella mi sa che è tipo una stalla per le mucche. Per le 300 mucche che ci sono qua sopra. Esatto. Alcune delle 300, non penso ci siano tutte 300 lì. Spero. Spaccate. Mi auguro per loro. In 5 anni non ho quasi mai visto Vere prendere delle medicine, ma oggi è quel giorno. Dici, ti che tocca. Cos'hai? Ho tonsillite. Però la montagna fa bene, secondo me, quindi si va lo stesso. Sì, ma è il secondo giorno di fila che vai. E dovresti coprirti la gola se hai la tonsillite, c'è il vento. Ma fa caldo, muoio. Ma hai la tonsillite. La tonsillite mi viene una caldana. No, comunque sto bene. È un po' fatica a mangiare, però. Vabbè, non mangi. La montagna non si abbandona neanche con la tonsillite. Non seguite questi consigli, per favore. Meglio di no. Anche la Val Pusteria è una delle mie valli preferite, perché è una delle tante valli in cui io non porto lo zaino. Ah, è così, oddio. Esatto. Infatti siamo tornati con uno zaino, perché in realtà c'è poca roba, e quindi lo porto io, ovviamente. Chi se no? Prego. Grazie. Gentilissima. Ore 11:30, pausa per una banana. In realtà mancano tipo 20 minuti al rifugio, neanche. Però siamo troppo in anticipo, perché i cartelli davano 1:50, noi ci abbiamo messo, siamo a un'ora qui, quindi mancherà boh 20 minuti, quindi siamo... Esatto, e Sara piuttosto di andare su e pranzare alle 11:50, facciamo merenda alle 11:30, e poi pranzeremo a manca 10 a mezzogiorno. Direi ottimo timing. Ti avevo proposto di mangiare laggiù mezz'ora fa, ma non hai voluto. Sì, alle 11 volevo mangiare su una specie di fiume, bellissimo. Ma dopo è fatto, è finito, puoi andare su a far merenda. No, è bello mangiare quando arrivi in cima, non puoi fare la salita dopo. E dal rifugio, che non so se si vede, però è esattamente qua, si può raggiungere anche una cima alta, circa 3000 metri più o meno. Che non faremo, ovviamente. Che non faremo, però si può pernottare il rifugio e poi andare alla cima. Adesso dopo vi dico anche il nome, perché non me lo ricordo. Però è veramente bello questo paesaggio. Eccoci in ripartenza. Questa valle è molto piccola, ma è anche circondata a nord dai monti di Fundres. Infatti il rifugio è proprio una tappa dell'alta via di Fundres. Quindi è un ottimo stop. E per chi volesse continuare... un ottimo percorso, non per noi purtroppo, non per noi, punto. Benvenuti al rifugio Bressanone a 2300 metri di altitudine. Qua si è fatto anche il bucato oggi, direi che asciugherà a breve o è già asciutto, e qua la vista è veramente stupenda. Con questa bellissima vista possiamo dare anche il via al pranzo. Il rifugio Bressanone è aperto durante tutto il periodo estivo, più o meno da fine luglio a inizio ottobre circa. È molto bella la vista, la cosa forse ancora più bella è che è completamente aperta, è una vallata completamente aperta, che a me personalmente ricorda un po' il rifugio Vedretta Piana, perché si ha questa intera vallata aperta ai propri piedi. E per i più temerari si può anche raggiungere il rifugio Ponte di Ghiaccio in 9 ore. Per i più da temerari. Da questa parte, sempre seguendo il sentiero numero 17, che è quello che da valle sporta al rifugio Bressanone. E come vi abbiamo anticipato prima, i cartelli da valle, da Malgafane più che altro, davano circa 1:50 fino ad arrivare qua. Noi ci abbiamo messo 1:15, sì, più o meno, con anche delle pause. Ottimo. Pranzo di oggi con... Tornati col pranzo al sacco, abbiamo pasta fredda, perché siamo ancora in estate, con zucchine, pomodorini e tofu. Molto buona. Questa in realtà è, abbiamo fatto anche un upgrade alla pasta senza glutine. Sì, perché ce l'hanno regalata alla Lidl. Cioè mia madre l'ha vinta alla Lidl e ce l'ha regalata, non so come possa essere. Quindi abbiamo pasta fredda senza glutine, oggi siamo anche gluten free. Com'è? Come detto, da qua si possono raggiungere tantissime cime.
anche oltre i 3000 metri. Si può raggiungere per esempio da qua, dal rifugio Bressanone, la cima Wildekreuzspitz, che si trova a 3132 metri, un lago a 2005 più o meno, che è il Wildensee, e un'altra cima che è il Wurmaulspitz a 3022. Quindi ipotizzo, perché non sappiamo bene, non conosciamo benissimo la valle, che siano comunque o questa catena o qua dietro, perché i cartelli sono tutti in quella direzione. Veramente bello qua. Ecco finito il nostro pranzo con questo leggero vento e questo sole che ci scalda. Oggi niente dolce, niente tè, perché siamo un po' di fretta, dobbiamo andare a comprare la farina al mulino di Merano. Ma non è vero? No? No, a Bolzano. Però mulino Merano. Ma no, che mulino Merano? Si chiama Schloss. Si chiama mulino Schloss, perché è il mulino nel castello. Non sapevo, non sono preparata su queste cose, ero convinta, vabbè. Comunque, e chiudo alle 6, questo è giusto almeno. Andiamo adesso in direzione Malgafane e poi direzione Valles, sono circa 2 ore di discesa, per poi andare alla cabinovia Jochtal stazione a valle e prendere il bus. Qui intorno al rifugio è un grandissimo prato, quindi una grandissima distesa, quindi si può anche fare i picnic sull'erba, ovviamente non sfruttando tavoli eccetera del rifugio, perché appunto sennò si deve consumare qualcosa, però qui è vastissimo, la valle si apre completamente e la vista è molto molto bella. Proseguiamo la nostra discesa. Durante tutto il percorso la strada è questa, quindi è una strada sterrata e forestale, quindi è super facile. L'unica cosa ovviamente per i passeggini non è l'ideale, perché comunque è pieno di sassi, quindi non è proprio l'ideale, diciamo. Forse con quelli da trekking, ma non lo so. Ma non lo so, più che altro mi chiedo come i gestori del rifugio vengano su, perché loro hanno un pandino, per carità, 4x4, però la strada non è sempre... Cioè è sterrata, ma ha comunque dei massi, quindi pandino, non il pandino nuovo, è quello vecchio, proprio, quello vecchio. Proprio classico, verde, lui in persona, in macchina. Quello di oggi purtroppo non è un percorso ad anello, quindi ovviamente la strada dell'andata che abbiamo fatto la stiamo facendo anche al ritorno. Eccoci giunte a Malgafane, qua alle spalle di Vere. Di nuovo qua, quindi a 1700 circa. Ora ci aspetta la discesa su strada sterrata, asfaltata, anche in realtà la parte più brutta. Che in inverno è anche una... pista da slittino. Esatto. Ora siamo scese fino a praticamente Valles, che è appunto il primo paese che si incontra arrivando da Malgafane. Ci aspettano 10 minuti di camminata, gli 17. Ultimi a 17, pensavo 10, comunque un quarto d'ora, e prenderemo un bus, un treno, un altro treno e un bus per tornare a casa. No, per andare al mulino. Ah, al mulino, è vero, Schloss. Brava. Non Merano, non so perché. Vi lasciamo qua il link al sito. Così. E niente, giro molto bello. Ve lo consigliamo, non è molto difficile, quindi nel senso non si fa troppa fatica, diciamo. Da Malgafane per andare al rifugio sono circa 3,5 km, quindi fattibilissimi in un'ora e un quarto. Con circa 600 metri di dislivello, quindi sono ben diluiti durante tutto il percorso. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, la prossima settimana. Ricordatevi di iscrivervi, mettere like, commentare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!